Bagnamitrano per Chuck con I Me Contro Te per la nuova serie La Famiglia Reale. Salve e complimenti per questa nuovissima esperienza. Com'è passare dal cinema alla serie TV e soprattutto di cosa parlerete in questa serie? Beh, il passaggio è stato strano ma abbastanza naturale. Noi avevamo desiderio di raccontare un nuovo mondo, fatto di nuovi personaggi che fossero diversi da quelli visti al cinema, da quelli visti su YouTube, e quindi abbiamo avuto questa occasione di poter realizzare una serie TV e l'abbiamo colta al volo, ovviamente. E vuoi raccontare un po' di cosa parlerà? Saremo al castello, Palazzo Reale, con la regina e i suoi 3 nipoti e vivremo delle avventure super super divertenti, anche perché ci sarà il maggiordomo Bruno e la governante Cornelia, che sarà sempre lì a bacchettarci. E per il regista, come mai scegliere proprio una location reale, scegliere un tema così? Allora, in realtà l'idea arriva da Luigi e Sofia, perché sono anche gli sceneggiatori della serie, il soggetto è loro. Abbiamo girato in una location reale in esterna, in realtà poi i set sono stati tutti ricostruiti in interno, perché abbiamo deciso di prendere la via della sitcom, cercando di differenziare un po' i prodotti dal film alla serie, soprattutto perché sentivamo l'esigenza tutti insieme di raccontare appunto dei personaggi nuovi e soprattutto di raccontare degli intrecci nuovi tra dei personaggi. È vero, è un contesto del tutto nuovo per voi. Cosa avete imparato da questa nuova esperienza, sia dal punto di vista umano e personale che professionale? In questa nuova esperienza ci siamo trovati veramente molto molto bene, perché abbiamo trovato anche negli altri attori una specie di famiglia, siamo diventati amici, ci vedevamo quasi ogni sera finito il set, e quindi abbiamo scoperto che insomma si può anche essere amici in un contesto di lavoro, ecco. Eravamo proprio contenti di arrivare ogni giorno. Da un punto di vista professionale è stato un po' più semplice rispetto a registrare i film per certi aspetti, perché nei film abbiamo lotta, magia, veniamo sospesi in aria, effetti speciali, ci sporchiamo. Vedere qui, essendo un contesto più reale, è stato più semplice. Tranquillo. Però quello che abbiamo imparato sicuramente è che ogni mondo ha le sue bellezze. E questo di qua ha anche il suo fascino e soprattutto ovviamente è super divertente. Chi sono adesso Sofì e lui? Quanto siete cambiati dalle prime esperienze su YouTube a ora che siete delle vere star? Beh, sicuramente rispetto all'inizio, quando abbiamo iniziato dalla nostra cameretta di YouTube, abbiamo molta più consapevolezza e anche abbiamo imparato tantissime cose con la nostra esperienza, però devo dire che poi siamo rimasti un po' le stesse persone di sempre, abbiamo sempre gli stessi amici, ci piace sempre fare le stesse cose, vedere le stesse persone, quindi non c'è stato un vero e proprio cambiamento. Sono diventati molto più bravi. Grazie. E lo diventano ogni volta di più. Grazie. Insomma, sintetizzando, YouTube, cinema, serie TV, cos'altro ancora vi aspetta? Ci aspetta? Beh, ci aspetta il tour. Adesso saremo in tour, da novembre partirà, vedremo il Team Trote, canteremo insieme a loro, non vediamo l'ora. Altre esperienze professionali, altri progetti ce li volete rivelare? No, sarà una sorpresa. Va benissimo, allora vi ringraziamo, a prestissimo, in bocca al lupo per questa serie e grazie mille. Ciao. Grazie, ciao. Ciao.